Mario, serviva una vittoria così, dopo un'ottima prestazione, ma le prestazioni in realtà sono venute anche nelle altre partite, però questa volta anche nei momenti di difficoltà è arrivato il gol di Alborghetti che vi regala 3 punti meritati. Sì, credo di sì, insomma è una vittoria importantissima che viene in un periodo molto difficile, una settimana dove sono andati via 4 ragazzi e una settimana dove è iniziato il mercato di dicembre, quindi tante voci che potevano condizionare anche un po' l'ambiente, un po' i ragazzi, invece devo dire che hanno dato una grande risposta e devo fare complimenti perché abbiamo fatto un primo tempo di grandissima qualità secondo me contro un'ottima squadra in salute e credo che la vittoria sia stata, comunque il risultato sia stato legittimato poi dalla prestazione che abbiamo fatto, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo essere consapevoli di avere questo atteggiamento in fase difensiva e di cercare comunque di migliorare ancora gli ultimi 20 metri che anche oggi, soprattutto nel primo tempo, potevamo fare ancora qualcosa di meglio. Arriva questa vittoria dopo 3 buone prestazioni con il cambio di Mosio. Dici che è frutto di questo cambio anche? Io sinceramente ho visto delle belle partite anche prima, però credo che questo sistema di gioco ci dia un po' più di fiducia in fase difensiva, siamo un po' più coperti, la squadra ha bisogno comunque di andare un po' più in fiducia, di avere delle sicurezze che forse prima non avevamo, quindi magari andavamo fin troppo forte in avanti per cercare magari di conquistare palloni nella metà campo offensivo, ma rischiando magari sempre qualcosina. Siccome i risultati non ci davano comunque, non pagava, il lavoro che facevamo non pagava, i risultati non venivano, abbiamo deciso insieme di cambiare, credo che i ragazzi la stanno interpretando molto bene questo sistema di gioco, abbiamo le caratteristiche per farlo molto bene e dobbiamo continuare su questa strada. Si vede anche perché i giocatori, anche messi magari in un ruolo nel quale non avevano giocato in precedenza, penso al Borghetti che ha fatto l'ennesima ottima partita, Franzoni che in passato nel centrocampo a 2 aveva giocato pochissimo, ha fatto una buonissima partita, grande disponibilità da parte di tutti. Questo io fin dal primo giorno ho sempre detto che questo è un gruppo che non ha mai sbagliato atteggiamento durante la settimana e anche la domenica magari mi ha sbagliato qualche partita, però ci può stare nel percorso, è un gruppo che si è sempre allenato bene, si è sempre stato disponibile e ci sono giocatori che secondo me funzionali che possono fare più ruoli, Mattia Alborghetti un esempio, un giocatore molto intelligente e mi permette anche di fare qualche rotazione nella formazione. Il fatto di prendere Esposito nel riscaldamento ti ha un po' cambiato un po'? Non tanto, perché comunque avevo il dubbio Messali Esposito a sinistra, okay. E anzi inizio settimana volevo mettere Messali per avere uno su Panatti un po' più difensivo, invece poi ho optato per Esposito, poi si vede che era il destino che Lorenzo dovesse giocare, no? Però devo dire che poi chi è entrato anche nel secondo tempo è entrato veramente molto bene, con il giusto atteggiamento e insomma sono 3 punti che ci volevano e secondo me ce lo meritavamo, ecco, per le prestazioni che stiamo facendo in questo periodo e dai, spero che sia una delle tante vittorie che faremo poi adesso da qua in poi. Anche perché dal pubblico sono arrivati anche alla fine del primo tempo parecchi applausi, quindi significa che comunque è stato apprezzato quello che è stato fatto. Sì, dall'inizio sicuramente la fase di costruzione, la fase offensiva è migliorata tanto. Adesso inizio a venire anche un po' fuori in quel lavoro, no? che è stato fatto fino adesso all'inizio stagione, è un gruppo la scuola è stata rivoluzionata, quindi ci sono stati tanti cambiamenti e quindi ci voleva anche un po' di tempo per vedere un determinato tipo di gioco e quindi sono contento e bisogna però rimanere con i piedi per terra, avere lo stesso atteggiamento da qua in poi perché dobbiamo pensare adesso a conquistare una zona tranquilla della classifica. Quindi dobbiamo andare avanti con questo modo di giocare, con questo atteggiamento, in fase difensiva e in fase offensiva e uscire il prima possibile da questa situazione per poi magari divertirci poi nella seconda parte di stagione. Ecco, l'hai accennato prima, il mercato è iniziato, sono andati via alcuni giocatori, però non è arrivato nessuno. No, guarda, ti dico, io non sono preoccupato, cerco di far rendere il meglio che ho in squadra e la società naturalmente è consapevole di cosa ha bisogno, quindi sono tranquillo, su questo discorso qua sono tranquillo. Su chi è rimasto sono sicuro che con il lavoro ci può dare qualcosina in più in certe situazioni che in cui siamo venuti a mancare fino adesso. Quindi io credo l'unica medicina che conosco è il lavoro, quindi cerco di lavorare su questo gruppo, poi se la società mi dà dei giocatori in più, se sono contento che possano magari aiutare questo gruppo, però penso a lavorare con quello che ho. Dicevamo anche con il tuo allenatore che finalmente è arrivata una vittoria, frutto dell'ennesima buona prestazione,
dopo il primo tempo così, così positivo ma senza un gol, un po' di timore che potesse di nuovo arrivare la beffa c'è stato? Sì, un po' di timore sì, perché viste le ultime partite dove non girava a nostro favore, diciamo, un po' di timore c'era, però io ne sono convinto, anche la squadra, che ci meritiamo questo risultato, ne meritavamo anche altri, ma dobbiamo ripartire da questo e siamo stati bravi a raggiungerlo. Il tuo campionato sin qui credo sia in crescendo, anche i vari ruoli che hai occupato, difensore centrale, terzino, destro, sinistro, esterno e oggi anche goleador. Sì, sì, no, io mi sono messo a disposizione dal primo giorno a luglio del mister, della società, fare appunto tutti questi ruoli per me non è un problema perché cerco sempre di dare il massimo, soprattutto per la squadra, e infatti sono contentissimo per il gol che è arrivato, ma appunto per la squadra e per la società anche, perché non meritiamo la posizione che abbiamo. Quindi no, ho visto un po' un primo tempo non sospetto per la vita, poi nel secondo c'è stato un po' meglio e anche un po' i cambi ha favorito il pareggio e poi però è andata. Sì, il primo tempo non l'abbiamo fatto assolutamente bene perché abbiamo fatto fatica a tenere le palle davanti, abbiamo sbagliato un po' sulle uscite, sull'avversario. Poi secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo preso subito gol, tra l'altro in contropiede in possesso nostro, su una situazione che potevamo quasi far gol noi. Poi siamo riusciti a recuperarla, dava l'impressione a me da fuori che potevamo anche magari trovare il gol del 2-1 perché erano arrivate due o tre situazioni pericolose. Poi mi dicono, non so, su un fallo su Panati che non è stato fischiato, che poi dopo poco è andato il gol del Desenzano su una nostra lettura sbagliata. Peccato perché sinceramente abbiamo lasciato dei punti che non dovevamo lasciare, anche se nel primo tempo non abbiamo fatto bene, però poi la squadra ha fatto una buona partita, non siamo stati attenti, svegli secondo me sul gol del 2-1, perché bastava scappare, sapevamo che Bardelloni ha queste giocate sulla palla, sulla profondità, avevamo parlato in tutta settimana, è stata una lettura sbagliata e ci è costata la partita.